che gli autori italiani non sono così venduti nel mercato inglese. Ma in realtà, come dicevo prima, crediamo che sia per una questione proprio anche, non so, linguistica nel mercato inglese molto molto forte, ha degli autori potenti, importanti, così come gli altri mercati, per carità, però è sicuramente molto più difficile approcciare al mercato anglosassone, molto più facile che succeda il contrario, cioè che siano gli autori di lingua inglese ad essere venduti al mercato italiano, spagnolo, francese, però in realtà è una tendenza che stiamo vedendo e sta un po' cambiando, per cui c'è un'apertura verso anche il mercato europeo. Verso gli autori appunto italiani, francesi, spagnoli, anche per quanto riguarda il mercato dei ragazzi. Quindi confidiamo, diciamo così, che questa chiusura possa invece trasformarsi un po' negli anni. Ha diciamo, diversi titoli che appartengono a diciamo così, campi differenti, cioè per la letteratura più alta, per cui diciamo, puntiamo su questo giovane autore che si chiama Stefano Valenti, vincitore del premio Campiello Giovani 2 anni fa con il suo primo libro, è un romanzo molto importante, potente, ambientato negli anni 40, verso la fine degli anni 40 in Italia, in Valtellina, quindi siamo diciamo così, verso la fine del fascismo, gli anni della liberazione. Per quanto riguarda invece i romanzi più così leggeri, sicuramente il libro di Federica Brunini, per delle lettrici, diciamo così, per un mercato appunto femminile, una storia di quattro amiche che si ritrovano per il 40° compleanno di una di loro e si ritrovano in Francia, in un paesino del sud della Francia, si racconteranno, diciamo così, sarà l'occasione per fare un bilancio della propria vita, dove succederà un po' di tutto, una sorta di tempesta appunto, che sapranno attraversare insieme.